Uomini e donne oggi, scherzo in studio, corteggiatrici arrabbiate. Oggi uomini e donne, i baci di Paolo e lo scherzo di Nicolò. Nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Oggi si parla dei due tronisti uomini, Paolo e Nicolò. Si parte con le esterne di Crivellin. Nella scorsa registrazione, il ragazzo ha lasciato lo studio per seguire Angela che sembrava volersene andare. Durante la settimana, lui è andato a trovarla a casa e ha cercato di convincerla a tornare in trasmissione. Il giovane ha spiegato di avere ancora bisogno di un po' di tempo per capire a chi è realmente interessato. Alla fine, la corteggiatrice torna. Non appena entra, si dà vita ad una lite tra le varie ragazze. L'esterna con Marianna va benissimo. Si incontrano sulla neve, per poi trasferirsi davanti un romantico camino. Il tronista le confessa di averla pensata davvero molto e alla fine scatta un grandissimo e passionale bacio. In studio, Angela dice di essere rimasta senza parole. Gianni Sperti commenta ciò che ha visto dichiarando di aver visto un bacio davvero intenso. Marianna è felice e crede che sia iniziato a scattare qualcosa tra loro. Paolo è invece convintissimo della sincerità della ragazza e ammette di vederla molto persona e poco personaggio. Con Giorgia di va ad una cena elegante. I due parlano molto delle rivali e lei sembra essere molto sicura di sé. Anche tra loro c'è il bacio. In trasmissione, Crivellin spiega di aver avuto meno contatto fisico ma più intesa. Niloufar chiede al ragazzo se si vedrebbe mai a cena con sua mamma e Giorgia insieme allo stesso tavolo. Uomini e donne, Trono Classico, Nicolò regala due vestiti uguali alle sue corteggiatrici. Si passa alle esterne di Nicolò. Il giovane è uscito con Virginia. I due vanno a fare shopping e lui le regala un abito che le chiede di indossare in puntata. Sono complici e le cose vanno bene. Successivamente, si passa all'uscita con Marta. Sorpresa in albergo e poi passeggiata per il negozio della città. Anche a lei regala lo stesso vestito che ha regalato all'altra. Oggi, le due si rendono conto di indossare lo stesso abito e non si mostrano affatto felici. In ogni caso, Brigante dichiara di averlo fatto per vedere le loro diverse reazioni.